Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi realizzeremo delle applicazioni decorative che possono essere utilizzate come abbellimento per tutti i nostri progetti, per esempio per cappelli, per borse, fasce per capelli e così via. Nello specifico andremo a realizzare insieme un cuore, un fiocco e un fiore. Partiamo col tutorial. Iniziamo le nostre applicazioni lavorando insieme un cuoricino. Per prima cosa facciamo il nostro anello magico e blocchiamo tutto con 2 catenelle. Iniziamo lavorando 3 maglie altissime, quindi carichiamo 2 volte il filo sull'uncinetto. Entriamo nel nostro anello magico, carichiamo il filo. Usciamo da 2, carichiamo il filo, usciamo da 2, carichiamo il filo e chiudiamo. E ripetiamo per altre 2 volte. Adesso andiamo a realizzare 4 maglie alte. Quindi 1 2, 3 e 4. Facciamo adesso una maglia altissima che sarà la punta del nostro cuore. E lavoriamo a specchio, quindi 4 maglie alte. Tre maglie altissime. Due catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso possiamo stringere il nostro cerchio magico. Tagliamo il filo. Nascondiamo le 2 codine. E il nostro cuoricino è realizzato. Vediamo adesso come si realizza un fiocco. Partiamo sempre con un anello magico. E facciamo 5 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 5 maglie alte triple, quindi carichiamo 3 volte il filo sul nostro uncinetto. E il metodo è sempre lo stesso: carichiamo il filo, usciamo da 2, carichiamo il filo, usciamo da 2, finché non chiudiamo tutto il punto. Ancora una, 2, 2, 3, per un totale di 5 maglie alte triple. Lavoriamo adesso 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 e una maglia bassa. Per Ricominciamo con 5 catenelle. 3, 4 e 5
e 5 maglie alte triple. Quindi andiamo a realizzarne ancora una insieme, carichiamo 3 volte il filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo e usciamo da 2, prendiamo il filo e usciamo da 2, ancora 2 e chiudiamo per un totale di 5 maglie. E finiamo lavorando 5 catenelle, 4 e 5, e una maglia bassa. Tiriamo e chiudiamo il nostro anello magico. Tagliamo il filo. Lo facciamo un po' lungo perché poi ci servirà per marcare il centro del nostro fiocco, quindi tagliamo un po' di filo. Nascondiamo la codina del cerchio magico. Con il filo della chiusura che abbiamo lasciato un po' più lungo, facciamo dei giri al centro del fiocco. Quando siamo soddisfatti dell'effetto che abbiamo ottenuto, con l'ago andiamo a bloccare il filo nella parte dietro. Io l'ho avvolto per 4 giri e mi va bene così. Quindi nella parte dietro vado a bloccare il filo facendo passare l'ago nei punti lavorati, anche bloccando bene il centro. Ecco. E tagliamo. E abbiamo realizzato anche il nostro fiocchetto. E realizziamo infine il nostro fiore. Facciamo l'anello magico, blocchiamo tutto con una catenella e lavoriamo 4 maglie alte. Quindi una, due, tre e 4. Una catenella e una maglia bassissima. Ripetiamo questa lavorazione fino ad ottenere 5 petali. Quindi ricominciamo con una catenella, 4 maglie alte, una catenella e una maglia bassissima. Realizzati i nostri 5 petali, lavoriamo la nostra ultima catenella e la maglia bassissima. A questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere l'anello magico. Nascondiamo con un ago entrambe le codine e poi andiamo a decorare il nostro fiore. Io andrò a decorare il centro del nostro fiore con una perlina. Voi potete lasciarlo così o decorarlo come più vi piace. E anche il nostro fiore è terminato. Ed ecco qui le nostre applicazioni terminate. Non vi ho messo l'occorrente in questo tutorial perché il filato e l'uncinetto da utilizzare dipenderanno dal progetto che state realizzando.
Non mi resta che salutarvi, ricordarvi che Intrecci Filati è presente su tutti i social, ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina e augurare un buon intreccio a tutti. Ciao e alla prossima!